Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui cercherò di eh, raccontarvi alcune caratteristiche essenziali di quelle che sono le statistiche descrittive. Eh, che cosa sono le statistiche descrittive? Sostanzialmente eh, si tratta eh, di eh, una parte della eh, disciplina della statistica che ha lo scopo di andare a definire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un insieme di dati. Quindi sostanzialmente eh, si usa il termine statistica descrittiva sia per la disciplina che poi il risultato. L'obiettivo è quello di dare una sintesi molto eh, limitata e eh, che riduca la quantità di informazioni e eh, non ha nessuno scopo di andare a trovare nuovi dati, a differenza di quella che è eh, la statistica inferenziale. Quando parliamo di statistica descrittiva, normalmente quello che dobbiamo andare a fare è andare a caratterizzare il tipo di dato che stiamo trattando, eh, ad esempio andando a descrivere quella che è la scala di misura che è utilizzata, eh, andare a definire una sintesi eh, del dato, eh, normalmente tramite due informazioni che sono quella che è la tendenza centrale, ovvero il punto in cui si concentrano i dati e le informazioni e una misura di quella che è la dispersione, ovvero rispetto alla tendenza centrale quanti i nostri dati sono dispersi o invece piuttosto concentrati. Qualche informazione in più è possibile darla andando a parlare di distribuzione, ovvero di quella che è la forma dei nostri dati. Iniziamo a parlare di quello che è il tipo. Per semplicità, quello che facciamo noi è ricondurre eh, i dati alle eh, nostre cinque scale eh, che abbiamo eh, identificato: parlano di teoria della misura, quindi la scala nominale eh, in cui abbiamo delle diverse categorie, eh, in cui eh, spesso si identifica un caso speciale, quello in cui le categorie sono soltanto due. E allora si parla di dati che sono binomiali, eh, dicotomici oppure booleani. Una scala ordinale e poi eh, quelle che sono le scale continue, eh, intervallo, rapporto e assoluto. Iniziamo a vedere come possiamo sintetizzare eh, i nostri dati, quindi dando un sommario dei nostri dati, eh, partendo da quello che è un semplice esempio. Questi sono eh, le, le affluenze elettorali nelle 20 regioni italiane nelle elezioni politiche del 2018. Uh, queste sono le percentuali, ehm, tolti eh, ovviamente le, le, la parte decimale per, per semplicità. Uh, se vogliamo andare a rappresentare i dati, un modo di farlo molto semplice è andare a utilizzare quello che si chiama uno strip plot, ovvero un diagramma in cui i dati sono messi eh, tutti su una linea, eh, ognuno nella sua posizione e eh, nel caso in cui siano presenti... Eh, più dati che hanno lo stesso valore, questi vengono rappresentati ad esempio andando a impilare uno sopra l'altro. Primo eh, numero che vogliamo utilizzare per andare a sintetizzare i nostri dati è la tendenza centrale, eh, chiamata anche posizione o location, e lo possiamo fare in diversi modi. Il primo è quello che si chiama la moda, ovvero se io ho tanti valori vado a riportare quello che è più frequente, più comune. Eh, il problema è che molto spesso abbiamo eh, una serie di dati che eh, non sono unimodali, ovvero non hanno un'unica moda, ma hanno invece eh, più mode, ovvero hanno più valori che hanno un'elevata frequenza. E nel caso specifico noi abbiamo tre valori, che sono 72, 75 e 77, che sono i più frequenti perché e tutti e tre hanno tre occorrenze. Eh, per cui molto spesso è, è la moda non è una, un valore unico ma può essere multiplo. Eh, quindi la moda è utile quando io ho un'unica moda e non ne ho più di una. Eh, un secondo modo di andare a caratterizzare i dati è utilizzare quella che è la eh, mediana. La mediana è eh, calcolata andando a ordinare i valori e poi andando a scegliere eh, un valore che permetta di dividere la eh, nostra serie di eh, valori in due insiemi che abbiano la stessa numerosità. Per cui eh, nel nostro caso abbiamo 20 diversi eh, valori, eh, quindi abbiamo i primi 10 a sinistra della mediana e gli altri 10 a destra. Nel caso di eh, insiemi di dati che hanno un numero pari di valori, eh, spesso la mediana viene messa non in corrispondenza di un valore specifico, ma a metà dei due valori eh, che sono uno a sinistra e uno a destra. Eh, Un'altra misura della eh, tendenza centrale è eh, quello che si chiama il mid range, eh, che viene calcolato sostanzialmente andando a prendere il minimo e il massimo e poi trovando il valore che sta esattamente a metà dei due. Attenzione, in questo caso 71 è un valore che casualmente appartiene al nostro insieme, ma non è assolutamente detto. Okay? Potrebbe essere un valore che non appartiene al nostro insieme, esattamente come la mediana. Mentre invece, per la moda, ovviamente la moda o le mode eh, devono per forza appartenere all'insieme di valori che fanno parte del nostro set di dati. Eh, e poi abbiamo quello che. Eh, conosciamo tutti, che forse è quello più comune, e che è la media, ovvero la somma dei valori diviso per il numero di valori stessi. Anche in questo caso la media non è garantito che sia un valore del nostro insieme di valori. Eh, ovviamente oltre alla media, abbiamo anche altre, media eh, aritmetica abbiamo anche altre medie, ad esempio abbiamo la media eh, geometrica, eh, in cui sostanzialmente vado a fare il prodotto di tutti i valori, la produttoria, elevato a 1 su n, oppure la media armonica, eh, in cui vado a sommare 1 eh, su x eh, e poi elevo tutto alla meno 1 e moltiplico per n. Eh, qual è eh, la scelta tra queste varie misure di tendenza centrale? Un ragionamento che possiamo fare per andare a sceglierne una è quanto eh, l'indicatore è robusto rispetto a quelli che sono gli outlier. Che cosa sono gli outlier? Sono sostanzialmente sono delle, dei dati, delle osservazioni che eh, sono eh, anomali, quindi sono molto lontani dagli altri e rappresentano dei valori che spesso sono il risultato di qualche errore, ma non necessariamente. Eh, prendiamo un esempio. Andiamo a vedere... Eh, questi eh, due studenti che hanno eh, conseguito questa serie di voti, quindi John ha preso tutta una serie di voti relativamente bassi e poi gli è capitato di prendere un 29, Jane ha preso un 18 e poi ha preso una serie di voti che vanno dal 25 al 30. A questo punto chi dei due va meglio? Beh, a occhio eh, si potrebbe dire che eh, va decisamente meglio eh, Jane. Eh, andiamo a vedere questi indicatori che cosa ci dicono. Eh, se andiamo a vedere la moda, beh, qui abbiamo 23. Qui abbiamo 30 e quindi rispecchia abbastanza eh, il valore. Se andiamo a vedere la mediana abbiamo 23 e 28, eh, quindi di nuovo se vedete che i dati sono ordinati eh, abbiamo 7 dati, se andiamo a prendere il valore centrale è quello che divide il nostro insieme di dati in due insiemi uguali, quindi 23 e 28. 28 sta al 100 e 23 sta al 100. Se andiamo a vedere la media, abbiamo 23,5 e eh, 26,7. Eh, la differenza in questo caso è molto più ridotta. Perché? Perché sostanzialmente eh, la media eh, è molto influenzata dai valori estremi, per cui eh, questo unico 18 eh, nella serie eh, dei voti di Jane eh, appassa significativamente la media, come pure questo 29 nella serie di John, quindi lo abbassano e alterano un pochettino quella che è la percezione generale e l'intervallo che invece noi possiamo andare a osservare vedendo i singoli valori. Infine se andiamo a prendere il mid range, quindi l'intervallo tra i due, le cose sono paradossali perché ci ritroviamo che nel caso di John abbiamo 24,5 e nel caso di Jane 24, quindi l'indicatore centrale calcolato usando la tecnica del midrange range ci dà un valore più basso per Jane rispetto a quello di John. Quindi eh, perché? Perché sostanzialmente il midrange è ancora più sensibile eh, della media rispetto agli estremi, perché sostanzialmente si basa esclusivamente sui valori estremi e quindi gli outlier, che sono estremi per definizione, eh, influenzano tantissimo eh, questo indicatore. Quindi in generale eh, quello che possiamo fare è andare a utilizzare il tipo di tendenza centrale eh, più adatto ai nostri dati. Spesso possiamo usarne più di uno per avere una descrizione un po' più completa. E soprattutto dobbiamo ricordarci che in, nel caso di alcuni tipi di misure, eh, diciamo quelle ordinali, io non posso utilizzare una media aritmetica ma devo andare a limitarmi a quella che è una mediana. Perché? Perché non ha senso andare a fare operazioni di somma che sono necessarie per andare a calcolare il valore di media. Il secondo aspetto eh, indicatore che possiamo utilizzare per descrivere un insieme di dati è quella che è la dispersione. La dispersione anche qui può essere calcolata eh, in diversi modi. Possiamo andare a considerare quello che è il range, ovvero eh, la distanza tra il valore massimo e il valore minimo. Quindi nel caso delle nostre affluenze elettorali eh, il range è 16. Possiamo andare a considerare quello che è eh, invece... Eh, diversi punti eh, che sono chiamati quantili. Un quantile è eh, un valore che permette di andare a eh, spezzare eh, la nostra serie di dati in gruppi in base a quella che è la loro frequenza. Per cui, sostanzialmente, eh, dato un insieme di eh, valori x grande, noi diciamo che il quantile con una certa probabilità, p è uguale a x se eh, il numero di valori che appartengono a x, minori eh, che appartengono a x grande, minori di x, eh, diviso la dimensione totale di x, è minore o uguale a p, minore o uguale alla probabilità di p, e il, il numero di valori eh, maggiori di x, maggiori o uguali di x, è maggiore o uguale di p. Ovvero, sostanzialmente, eh, dato il quantile eh, P, il numero di valori più piccoli ha esattamente la probabilità P. Molto spesso, eh, per comodità o per abitudine, si usano quelli che sono i quartili, ovvero quelli che permettono di andare a eh, suddividere eh, i, i, i quantili che permettono di dividere la nostra serie di dati in quattro eh, gruppi e sono ovviamente equidistanti, ovvero 25, 50 e 75, quindi il primo quarto dei dati, il secondo, il terzo e l'ultimo quarto, quello più alto dei dati, che corrispondono ai quantili 1, 2 e 3. Il quantile 2 che corrisponde al 50%, se pensiamo a come era descritto prima, sostanzialmente è la mediana, è quello che divide in due sottoinsiemi che hanno la stessa probabilità, 50%. A volte si fa riferimento anche al quantile 0 e al quantile 4, che corrispondono ovviamente al minimo e al massimo. Definiti i quantili, io posso andare a calcolare la distanza tra il il quantile 1 e quantile 4, cioè il 25% e il 75%, percentile, e andare a dire che quella è quella che si chiama la distanza interquartile o interquartile range. Sostanzialmente cosa significa? Significa che eh, la quantità eh, di eh, dati che eh, cade nell'intervallo che ha questa ampiezza, eh, centrato sulla mediana, sostanzialmente è il 50% di tutti i dati, quindi metà dei dati ricadono all'interno di questo interquartile. Uh, Un'altra misura è quello che si chiama uh, Median Absolute uh, uh, Deviation, uh, abbreviato in MED, ed è sostanzialmente uh, la mediana di uh, tutti uh, gli x meno la mediana uh, del valore. Quindi vado a prendere tutti i singoli valori e calcolo la loro distanza dalla mediana e poi prendo la mediana di questi valori. E infine abbiamo quella che è probabilmente quella più comune, che è la varianza ed è sostanzialmente la media delle deviazioni quadrate dei singoli valori dalla media dei valori stessi. Uh, la varianza è sempre ovviamente un valore positivo essendo una somma di quadrati. Eh, e ovviamente, essendo quadrati, eh, il valore della varianza non è direttamente confrontabile con i valori stessi o con la media. Per questo motivo, molto spesso, invece della varianza, si utilizza la sua radice quadrata, che eh, viene chiamata la deviazione standard. La deviazione standard, non essendo più elevata al quadrato, ha dei valori che eh, invece sono confrontabili eh, con i singoli valori del nostro insieme e soprattutto con quella che è la media. Anche in questo caso... È un valore che è sempre positivo ed è confrontabile. Molto spesso, questo confronto, ovvero la deviazione standard diviso la media, ci dà quella che è la dispersione normalizzata e ci permette di andare ad apprezzare in maniera un po' più dettagliata quanto i valori della nostra serie di dati sono dispersi rispetto al valore medio. quindi. In cento quanto possono crescere o decrescere rispetto al valore centrale, che in questo caso è assunto essere la media. Eh, andiamo a vedere come posso andare a, a dare eh, dei sommari del eh, nostro insieme di dati di partenza, andando a dare eh, la posizione, la dispersione e la dispersione normalizzata, andando ad utilizzare media e deviazione standard quindi in questo caso 72, quindi qui attorno, eh, e 4 come deviazione standard. La, deviazione, eh, la, 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 la dispersione normalizzata è 0,07 o se volete il 7%. Parlando di mediana e di median absolute deviation, eh, il valore non è molto diverso, parliamo di 73,5 e eh, una dispersione di 5,19, quindi è un po' più grande e un 7% anche qui di dispersione normalizzata. Eh, se parliamo di mediana e di in, in, distanza interquartile, anche qui la mediana è sempre la stessa, la distanza interquartile è un po' più grande e quindi la nostra eh, dispersione normalizzata è intorno al 9%. Infine se andiamo a prendere il mid range e il range, la nostra eh, posizione è 71, quindi più bassa, e la eh, dispersione ovviamente è 16 perché va a prendere eh, sostanzialmente tutto il nostro spettro di valori quindi la distanza da qui a qui è di 16 unità e eh, ovviamente è il 23% quindi molto molto più alta eh, quindi vediamo che tutto sommato eh, per una serie di dati che non ha una forma particolarmente estrema che non ha outlier significativi eh, la posizione, eh, le varie misure di dispersione, anche le dispersioni normalizzate, sono tutto sommato abbastanza vicine. Quando sono molto distanti significa che i nostri dati hanno una qualche caratteristica o magari sono, hanno degli outlier che soprattutto influenzano tanto eh, media e deviazione standard. Vi faccio un piccolo esempio ehm, per, per enfatizzare quanto sia utile andare a utilizzare eh, non soltanto degli indicatori ma anche una visualizzazione. Eh, si chiamano quelli che si, sono detti gli, eh, i quartetti di Ascomb e sono sostanzialmente delle coppie di eh, serie di dati, ciascuna con 11 valori x e y, dove per tutti questi quartetti la media di x è 9, la varianza di x è 11, la media di y è 7,5, la varianza è 4,1 e eh, hanno un indice di correlazione che è eh, 0,8. E sostanzialmente hanno questo, eh, questa relazione y uguale a 3 più 0,5x come regressione lineare. Eh, Ascombe ha identificato 4 eh, diverse varianti che hanno esattamente queste caratteristiche. Quindi Stessa posizione e stessa eh, dispersione. Quindi sostanzialmente i valori, eh, questi sono i valori di Y, eh, vengono rappresentati in questo modo, quindi hanno esattamente la stessa media, esattamente la stessa direzione standard. Però vedete che sono un po' più dispersi, alcuni sono più concentrati con qualche outlier, eh, altri sono un po' più distanziati, vedete che sono diversi pur avendo eh, dei valori di indici. Di, di posizione e di dispersione esattamente identici se poi andiamo a combinare x e y assieme quello che otteniamo eh, sono dei diagrammi completamente diversi abbiamo ad esempio eh, un quartetto che è questo con i valori dispersi un altro che è abbastanza dritto con un outlier un altro insieme di valori che è tutto identico in termini di x e ha un unico eh, valore diverso e poi c'è questo che segue non una retta, una retta ma sostanzialmente una specie di parabola Questo è per sottolineare l'esigenza di andare sempre a visualizzare i dati e non fidarsi esclusivamente della sintesi eh, data dalla statistica descrittiva, che è utile sicuramente, ma non ci può descrivere completamente i dati. Eh, questi sono eh, invece non più media e mediana, eh, scusate, media e deviazione standard, ma bensì sono mediana e median absolute deviation. Come vedete in questo caso, eh, essendo i valori leggermente eh, questi due indicatori meno sensibili agli outlier eh, ci danno dei valori decisamente diversi. Ok? Quindi abbiamo 7, 6, 8, 7, quindi notiamo già una qualche differenza. Quindi oltre a visualizzare, un'altra raccomandazione è cercate di usare eh, più indicatori eh, di sintesi che vi permettono di avere un quadro un po' più completo e di avere diversi punti di vista. Eh, come vengono raccolti spesso i dati? Di solito i dati vengono raccolti tramite un campionamento, quindi io vado a prendere eh, da un insieme più generale eh, alcuni esemplari e vado a misurare le loro caratteristiche. Per cui molto spesso si parla di una popolazione, che è l'universo di tutte le entità che io posso andare a misurare, e di un campione, che è un sottoinsieme in cui io vado ad applicare le misure. A volte si usa anche il termine di censo per andare a indicare i dati che rappresentano l'intera popolazione. Quindi magari noi abbiamo alcuni dati della popolazione ma siamo interessati a misurarne altri che non sono parte del censo, ma eh, dobbiamo andare a misurare. Quindi in ogni caso, anche avendo i dati del censo, dobbiamo comunque estrarre un campione per andare a fare una misura. Quando abbiamo una, un campione, eh, molto spesso è necessario andare a, di, eh, a differenziare tra due concetti diversi. Quello di parametro, che è una caratteristica della popolazione completa, Qui ad esempio parliamo di media e deviazione standard, e quando si riferisce al parametro la media si indica con la lettera mu e la deviazione standard con la sigma. Eh, oppure di statistica, che invece è una caratteristica del campione, quindi del nostro insieme limitato di dati. In questo caso eh, la media è indicata con il trattino superiore e la deviazione standard con la S. Eh, perché distinguiamo queste cose? Perché sostanzialmente le statistiche vengono utilizzate per andare a stimare quello che è il parametro, cioè la, la caratteristica generale della popolazione. Quindi io vado a eh, prendere un eh, insieme di eh, persone, misuro che so la loro altezza e vado eh, a eh, inferire che l'altezza media della popolazione generale eh, corrisponde alla media che io ho misurato nel mio campione. Eh. Per cui cosa faccio? Di solito Assumo che la media della mia popolazione corrisponda grossomodo alla media del mio campione, quindi la somma dei valori diviso n. Per quanto riguarda la deviazione standard, invece assumo che la deviazione standard della mia popolazione sia leggermente più grande della deviazione standard del mio campione. Perché? Perché sostanzialmente un campione è ridotto rispetto alla popolazione e quindi... Eh, Statisticamente ci si aspetta che eh, la deviazione standard del campione sia leggermente minore della deviazione standard della popolazione intera. Per cui eh, si usa questo fattore di correzione n diviso n 1 che viene chiamata la correzione di Bessel ehm, che viene utilizzato per andare a passare dalla deviazione standard del campione alla deviazione standard della popolazione intera. Quindi molto spesso eh, quello che si fa è andare a dividere la nostra somma dei quadrati per n-1 invece che per n. Come vedete nel passare dalla deviazione standard del campione S alla deviazione standard della popolazione si moltiplica per un valore che è leggermente maggiore di 1 e tanto più n è grande tanto più questo valore si avvicina a 1. Con n abbastanza piccoli eh, questo valore invece tende a essere abbastanza più grande. Immaginate n uguale a 2, eh, abbiamo 2 diviso 1, quindi è la radice quadrata di 2. Vuol dire che eh, la deviazione standard della nostra popolazione è un 40% più grande della deviazione standard eh, del nostro campione. Eh, queste inferenze, quindi andare a dire che la media della nostra eh, popolazione è sostanzialmente uguale alla media del campione, che la deviazione standard è sostanzialmente ricavabile alla deviazione standard del campione, eh, ha senso se il nostro campione possiamo assumere che sia stato estratto in maniera assolutamente casuale eh, dalla nostra popolazione. È chiaro che se io vado a, a prendere un campione utilizzando un criterio che non è puramente casuale, è molto probabile che questa eh, inferenza dei parametri a partire da, dalle statistiche non sia più valida. Se voglio andare a descrivere in maniera più dettagliata eh, quello che è il mio campione di dati, il mio insieme di dati, eh, spesso vado a descrivere quella che è la distribuzione, ovvero la probabilità in generale di avere eh, un certo valore. Molto spesso si parla di distribuzione quando si parla di variabili eh, casuali, però la distribuzione può essere anche eh, espressa andando a osservare un campione e eh, immaginando che quello sia estratto dal eh, campionamento di una variabile casuale. Ebbene andare a distinguere quelle che sono distribuzioni discrete e continue. Eh, un modo molto semplice di andare a descrivere un campione è tramite eh, il, la sintesi o il sommario a 5 numeri andando a definire quelli che sono i nostri 5 quantili, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, quindi il minimo, il massimo, la mediana, il quartile inferiore e il quartile superiore. Eh, a partire da questi eh, 5 numeri di sintesi è possibile andare a disegnare quello che è un box plot, che rappresenta per l'appunto eh, in basso il minimo, il massimo. In mezzo la mediana e poi i due estremi del, della, della scatola, del rettangolo, eh, i quartili eh, inferiore e superiore. Il vantaggio di un box plot è che permette di esprimere in maniera grafica questa sintesi a cinque numeri eh, ed è facilissimo da disegnare. Infatti, è stato eh, proposto da, da John eh, Tucky in un momento in cui la generazione di grafici spesso veniva fatta a mano, eh, senza particolari calcoli. Posso andare a definire anche eh, misure eh, di forma, eh, in particolare quelle che si chiamano skewness e kurtosis, eh, ovvero la skewness è l'assenza di simmetria, eh, la kurtosis invece è quanto la distribuzione è concentrata attorno eh, al valore centrale oppure è più piatta e distribuita. Parliamo di skewness eh, eh, negativa. Eh, assente o positiva e quindi abbiamo delle distribuzioni che sono eh, spostate o deformate verso sinistra o verso destra. Eh, quando abbiamo delle distribuzioni che sono skewed, eh, il risultato è che eh, media, mediana e moda non coincidono, mentre invece in caso di distribuzioni perfettamente simmetriche queste tre misure di posizione centrale invece coincidono. Quando parliamo di Curtis eh, invece andiamo a eh, confrontare la nostra distribuzione con quella che è la distribuzione normale gaussiana e eh, quando la distribuzione è analoga a una normale diciamo che abbiamo delle, una distribuzione che è mesocurtica, eh, se abbiamo una distribuzione molto più mh, allargata è leptocurtica e se invece è molto eh, incentrata attorno al valore centrale, alla media, invece diciamo che è platicurtica, quindi molto a punta. Quando abbiamo invece a che fare con delle distribuzioni discrete, quello che possiamo fare è andare semplicemente a contare le frequenze dei singoli valori all'interno di una misura. Spesso ordiniamo questi valori in maniera crescente o decrescente oppure usando un qualche criterio, e possiamo andare a utilizzare quella che è la frequenza relativa. Chiamata proporzione, che quindi viene spesso eh, rappresentata come una percentuale, oppure andare a rappresentare anche come, come informazione aggiuntiva quella che è la eh, frequenza cumulativa. Per cui, ad esempio, i dati che ricordiamo qua sono i dati da un, presi da un questionario che riporta abitudini eh, relative al fumo. Quindi abbiamo persone che non fumano mai, 189, persone che fumano occasionalmente, 19, in maniera regolare 17 e in maniera molto frequente 11. Le proporzioni quindi sono 0 0 0,8, 0,08, 0,07, 0,047. Ovviamente poi possiamo esprimerle in percentuali dicendo che sono l'80%, l'8, il 7% e il 4,7%. Possiamo anche andare a calcolare quella che è la distribuzione cumulativa, quindi andando avanti passiamo dall'80 all'88 al 95 fino al 100% con l'ultimo. E quindi possiamo andare a riportare quella che è la distribuzione cumulativa usando quello che è un diagramma di pareto, ovvero un diagramma che riporta le singole frequenze e la frequenza cumulativa come una linea sovrapposta. Con questo noi abbiamo sostanzialmente fatto una sintesi molto eh, breve di quelli che sono i principali indici che possiamo andare a utilizzare per eh, descrivere in maniera statistica e sintetica dei dati eh, e come possiamo andare a caratterizzare quella che è la distribuzione dei dati, ricordandoci però che sebbene queste, eh, questi indici di sintesi siano molto utili per andare a descrivere in maniera molto eh, sintetica per l'appunto i nostri dati, è bene ricordarsi di andare sempre a visualizzare i dati, perché come l'esempio eh, dei quartetti di Ascom suggerisce, eh, gli indici possono dirci che eh, insiemi di dati sono esattamente identici, ma se poi andiamo a visualizzarli graficamente ci accorgiamo che ci sono delle profonde differenze. Quindi usiamo gli indici, magari più di uno, ma ricordiamoci sempre eh, di andare a visualizzare i dati.